Star Wars Battlefront. Questa ovviamente è la beta perché il gioco vero dovrebbe uscire intorno al 17 novembre, se non mi sbaglio, ed essendo un grande fan della saga di Star Wars ho deciso di provare questo gioco appena la beta si è resa disponibile per tutti coloro che desiderano scaricarla. L'ho scaricata questa notte e ha pesata 7,20 GB, una roba così, adesso non mi ricordo, e vediamo come posso customizzare il mio personaggio. Allora, Blasters, devo dire che ho visto dei video online, quindi so più o meno com'è. Ah, vedo che qui non posso cambiare le armi ancora per adesso. Vabbè, direi che però va bene, per adesso va bene. Press to join. Allora, qui saltiamo. Allora, start. Allora, premetto col dire che non ci ho mai giocato. Allora, la sensibilità è un po' alta. Allora, la grafica è bellissima, devo già dirlo. Io di solito non sono uno che guarda la grafica, ma devo dire che veramente se la meritano. Allora, adesso riduco un po' la sensibilità. Spero che mi si senta, metto 50, dovrebbe andare bene. Visto che non so se si sente la mia voce, visto che comunque c'è un po' di casino, vedo di mettere il master volume a 70, che dovrebbe andare bene, e per il resto me lo tengo. Dynamic range lo metto per le cuffie, infatti io ce le ho le cuffie, e niente, direi che così dovrebbe andare bene più o meno. Allora, vediamo un po'. Ah, qui non ho ancora delle armi, ho semplicemente questo fucile d'assalto che, se non sbaglio, dovrebbe essere energia. E stiamo giocando nella modalità drop zone, ovvero la modalità dove bisogna catturare e ridurre tutti i drop nemici. È una sorta di zona di lancio di Call of Duty, e devo dire che la modalità zona di lancio mi è sempre piaciuta. La nostra prima kill l'abbiamo fatta. Allora, il gioco, devo dirlo, io credo di comprarmelo appena esce. È un gioco che mi è sempre piaciuto. I giochi a tema Star Wars mi sono sempre piaciuti, grande compagno. Allora, qui c'è un altro ribelle, noi stiamo dell'impero adesso. So che tra l'altro c'è la modalità dei Walker, se volete che la registro ditemelo, vi avviso che però dura più di 20 minuti il gioco lì, quindi potrebbe risultare noioso. Voi comunque fatemi sapere se volete che lo registro. Ecco, ci hanno seccato. Devo dire subito che mi piace, cioè veramente mi sembra un gioco bellissimo. Per adesso vediamo un po' come va. Allora, la mappa è molto carina, devo dire, le mappe sono stile naturale, comunque stile Star Wars. New pod coming, ok. Tra l'altro ci sono pure le modalità di Star Wars, quindi riferimenti, bellissimo. Veramente bello come gioco. Allora, vediamo un po' qua cosa si può fare. Allora, di là c'è un claim, possiamo andarlo a prendere. Ok, lo stanno prendendo i nemici, il che non va bene. Allora, so che si possono anche comandare le navi, a dire il vero, però per quelle bisogna andare nella modalità dell'assalto dei Walker. Ho deciso di fare questa modalità perché è quella che dura tra virgolette di meno, e quindi il video poi non risulta magari noioso e non ci metto troppo a registrarlo. Mi hanno ucciso col cecchino, infatti, ed è quello che vorrei ottenere io. Adesso, ragazzi, se vedete che faccio cagare, vi chiedo scusa, ma è veramente la prima partita che faccio questa. Non ho voluto provarlo senza prima di registrare, perché comunque volevo vederlo insieme a voi. Poi magari se volete che faccio una recensione e vi do un parere se sull'acquistarlo o meno, fatemelo sapere, che diciamo che a recensire i giochi non sono bravo, ma do dei pareri onesti e comunque. Ok, questo è un power up, quindi non avevo ragione a dire che c'è soltanto la modalità Walker, però non lo possiamo ancora prendere, visto che comunque, come potete vedere in basso a destra, non ho ancora disponibili i power up acquistabili. Qui non so se si può andare in acqua, provo a vedere se sì, si può andare. Effettivamente l'acqua sembra gel per capelli, però vabbè, sarà di un altro pianeta, sarà diversa da per questo. Non vedo nessuno in giro, il gioco gira a 60 fps fluidi fluidi, quindi è molto bello. Tra l'altro le mappe sono giganti, quindi per girare a 60 fps comunque ci vuole un po'. Ok, qui ne abbiamo ucciso uno. Vediamo di reclamare qua. Ah, devo tenere premuto X, reclamiamolo. Ok, devo difenderlo adesso, però sono da solo. Non mi piace molto l'idea di difenderlo da solo, devo dirlo. No, c'è un compagno di vicinanza, no. Allora, di qua ce n'è uno, come potete vedere in basso al radar ci dice e ci avvisa della presenza dei nemici. Ah, quello lì ha lanciato una granata, se non sbaglio è una termica. Sì, era una termica. Ci si può uccidere a vicenda, che è una roba che mi piace molto. Tra l'altro, come bonus a favore sia di realismo che di bellezza del gioco, i colpi, sia del cecchino che del fucile normale, arrivano in ritardo, cioè rispetto a quando si spara. Non è come Call of Duty che se prendi, che se gli spari e da lontano lo prendi e lo uccidi. Ok, qui sono morto malamente, non sapevo che effettivamente si potesse morire qua dentro. Ok, sono niente, sono sopravvissuto. Dicevo, non è come se Call of Duty, se gli spari da 200 metri e nel mirino ce l'hai, lo prendi. Devi anche aspettare che il proiettile gli arrivi di fianco, altrimenti non lo si prende. Ma questo fucile d'assalto, per essere il primo che ci danno, mi sembra molto molto forte. Di là devo andare a difendere il pod, perché sennò sto cazzo che facciamo punti e poi la nostra squadra è ovvio che perde. Madonna, sono tutti qua. Allora, defeat 5 enemies, sono morto adesso però. Erano tutti lì. Va bene, ci può stare.
Comunque, per averne ucciso 5 nemici, so che molta gente ne non uccide neanche quelli. Sto facendo 5-4. Per adesso sono in positivo. Vedo che il gioco in sé ricorda un po' Battlefield per come si gioca, però è completamente diverso, fidatevi. Allora, qua in giro non c'è nessuno. Se volete vedere poi delle serie quando uscirà il gioco completo su questo gioco, fatemelo sapere. A me piace tantissimo già così, devo dirlo. Poi devo ancora provare tutte le modalità e ok, però per adesso mi sta piacendo veramente tanto. Allora, lì ci hanno quasi ucciso. Mamma mia, come t'ho turnato. Va bene che un po' mi hanno ucciso, ma t'ho turnato. Quindi sono contentissimo così. Allora, tra l'altro, so che quando si fa la modalità Walker, questo ne sono sicuro, si può avere come power up Luke Skywalker o Darth Vader, a seconda della squadra in cui siete dentro. La partita, tra l'altro, finisce tra 2 minuti. Quindi poi magari ne facciamo un'altra. Anche se tecnicamente non ci conviene. Poi vedo. Lo spawn, devo dire che non sono fatti benissimo. Sono un po' da vedere. Sì, infatti sono spawnato davanti a 3 persone. Quindi gli spawn saranno un po' da migliorare. Poi va bene che è una beta, però sono da migliorare. Allora, our opponent is down, ok. Beh, di loro ci stanno battendo, mica tanto down. No, vediamo di attivare qua che ci facciamo un po' di punti. Ottimo. Claim 2 pods. Qui sopra ce ne sarà uno sicuro. O comunque qui in giro. Fatemi sapere se il gioco effettivamente vi piace per quello che sta sembrando adesso. Allora, qui ce n'è uno. Qui in giro comunque ce n'è uno. Ok. L'ho preso in headshot? Credo sì. Hai raggiunto il rango 2. Ottimo, livello 2. Critical kill assist vuol dire che ne ho ferito una morte. Praticamente poi l'hanno ucciso i miei compagni. Ottimo, ottimo. Allora, qua vedo che c'è un punto rialzato. Tra l'altro, ragazzi, oggi probabilmente mi prendo la facecam. Fatemi sapere se la volete vedere poi in live e cose così. Andiamo un po'. Di lì ce n'è uno. Che non gli ha. Qui non arrivano i colpi, no, che gli sono arrivati un po' in ritardo. Magari è lui che laggava. Allora, non sto facendo malissimo per essere la mia prima partita. Certo, no, sono in neutro, però è la mia prima partita, quindi mi ritengo anche contento. Allora, ne abbiamo ucciso uno, probabilmente ha ferito a morte da un nostro compagno. Non abbiamo ucciso un altro. No, era un assist. Ah, erano in tre, dovevo stare un pochino più coperto. Questo fucile lo usano tutti, il LA-280C, sembra buono. Poi lo useremo anche noi appena sblocchiamo. Ok, hanno vinto, perché non hanno raggiunto i 5 punti, che credo sia il limite massimo. E vedremo di fare il prossimo gioco. Allora, in questo momento registro. Adesso, come potete vedere, ho cambiato fucile, questo spara molto più velocemente rispetto all'altro. Ed è quello dei ribelli. Diciamo che poi i fucili sono pre quello preimpostato. Questo qua è dei ribelli e l'altro è quello dei appunto dell'impero. Allora, qui abbiamo. Sì, credo di starlo catturando io. Ma qui c'è un nostro compagno, grande compagno. Vieni qua, amico mio, vieni qua. Bellissimo, lui c'ha il cecchino, che fortuna. Allora, adesso come potete vedere mi sono anche equipaggiato una granata che ho appena sbloccato durante l'aumento di livello. Allora, visto. Allora, qui ho paura che ci sia appunto un membro del. Ok, kill assist, va bene, gli abbiamo inflitto 26 di danno. Allora, qui vedo che c'è un po' di gente, quindi gli lancio una granata. Probabilmente non prenderò nessuno perché non so come funziona il lancio delle granate. Però comunque tentare non nuoce, quindi. Allora, no, 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 no. Allora, ce n'è uno lì. Poi ce n'è uno. Cazzo, la granata. Ci ha arato male. Però va bene, va bene. Il gioco mi piace tantissimo, l'avrò già detto un miliardo di volte, ma mi piace veramente tanto. Ok, controllano già un pod, non va bene. New pod incoming. Oh, là ce ne dovrebbe essere uno, non so adesso la distanza di lancio da granata quant'è. Allora adesso sto facendo 0-1, troppo forte, signore. Tu muori, grazie. Allora, facciamoci un attimo. Ok, grandissimo il compagno che ci ha salvato l'ano. Allora, devo dire che la fisica su sto gioco, ovvero il movimento di caduta, il lancio delle granate e cose così, è molto molto realistico. Quindi già punti in più perché comunque è un gioco base futuristica. È fatto molto bene, poi vabbè il gameplay è fluido, ci sono 60 fps, quindi comunque va bene. È anche bello da vedere. E voi ve lo vedrete a 30 fps perché è il massimo che posso registrare io per adesso.
Allora adesso vediamo di seccare anche questo qua, se riusciamo, ottimo, e ci hanno preso con la granata. Va bene, non mi lamento, comunque abbiamo fatto 3 kill in questo round. Partner start, entriamo dal nostro compagno, non sapevo se potesse fare. Certo non è la roba più comoda del mondo, visto che come potete vedere sono morto io e il mio compagno è ancora vivo. Questo qua con la pistola, che sembra evidentemente forte. Blasters, Ah no, è minchia del nostro compagno. Ah, posso usare quella del compagno? Se posso usare il cecchino sono contentissimo. Sì, ok, posso usare il cecchino. Ottimo. Allora, il cecchino si ricarica con il tempo. Allora, vediamo un po' come riesco a fare col cecchino, visto che comunque è la prima volta che ce l'ho. Che lo tengo in mano. Mamma mia, ha preso un hitmarker, però. Importante che muoia adesso. Ottimo. Ottimo. Mi piace sto gioco. Oh no, qui siamo dentro il pod, quindi cerchiamo di tenere il cecchino. Anzi, ci mettiamo in una postazione qua in giro alta. E poi vedo di utilizzare il cecchino. Ok, ci hanno visto. No, madonna, lo stavo prendendo. La pistola qua dell'impero sembra essere abbastanza forte. Ok, utilizziamo la carta del nostro amico. Qui entriamo appunto sul nostro altro compagno. Ah, qui si sta ricaricando. Vediamo un po'. We're going to lose our escape pod. Sti cazzi. Ti prego, prendine qualcuno. No, però vabbè, qui se c'ho davanti il mio compagno ha ammazzato me. È forte questo 4T Arnold. Sta facendo una 9-3. Poi bene che io sono scarso, però. Anche lui è forte. Allora. Quindi poi mi devo abituare ancora con le mappe, non le conosco. Ti prego, granata, prendi qualcuno. Sì, appunto. Di qua c'è qualcuno? Sì, di qua c'è qualcuno che però non ho seccato. Andiamo un po' di lì. Pom. Belle le esplosioni di granate. Non ci avevo fatto caso ancora graficalmente. Grazie al cazzo che prendono gli escape pod. Prego, fai tanto danno, granata? No, non fai un cazzo di danno. Ma vediamo un po'. Qui ci stanno sparando, probabilmente. Oh, i suoni devo dire che sono molto realistici. Tra l'altro queste navi, poi comunque le navette che si vedono nei film di Star Wars saranno controllabili durante le partite, ma non in questa modalità. Quello è morto male, poveretto. Questi fucili si possono ricaricare? Vediamo un po', un secondo. Ok, perché così si surriscaldano, no, non si possono ricaricare. Ottimo, quindi fucili a munizioni infinite. No, lì non facciamo neanche più un assist, bello. Bello. Qui mi sa che la mia connessione è che sta andando un po' a puttane. Anche se mi sembra strano visto che sono in casa da solo. Magari se un attimo la connessione al server. A me non sembra laggare, sono io che sono scarso. No, infatti, ne ho ucciso uno nel momento in cui la granata è esplosa. Non sto laggando, sono io che sono scarso e basta. Bene. Qui ci hanno ucciso con un'arma che si sblocca dopo un po' di livelli, quindi vuol dire che i nostri nemici comunque sono persone che ci giocano. Scusate se sto facendo cagare in questo primo video, ma a me il gioco piace, volevo registrarlo anche se faccio schifo, cosa che non tendo a fare di solito. E da questa parte voglio fare un'uccisione col cecchino, visto che ho preso un hitmarker e gli altri colpi li ho lasciati comunque. So che sulla mappa si possono vedere dove ci sono i nemici, ma sono una persona che il radar tende a guardarlo veramente poco sui giochi FPS. Non so perché, è una cosa che mi dà fastidio guardare il radar e non lo faccio praticamente mai. Se non, vabbè, su Destiny quando ci giocavo su Xbox 360. Qui abbiamo preso. No, no, vabbè, ma è hitmarker sicuro sto cecchino allora. Ok, critical kill assist, va bene, non mi lamento. Ho tutti i becchi la granatina lì. Oddio, critical kill assist un'altra volta. Oddio, ha one shottato. Nuovo ballista, ballista di Star Wars. Ti prego, mettimi in cecchino, grazie. Ok, è ottima sta roba. A contrario di Call of Duty, qui se gli spari nelle zone del corpo dove non dovresti morire, ad esempio i piedi, non subisce danno. Qui sono tornato dietro il mio nemico. Tornato male, amico mio. Ok, siamo 2-2, quindi comunque i giochi vedo che sono recuperabili per quanto riguarda le vittorie o il punteggio. So che nella modalità Walker tende a vincere sempre l'impero, quindi sta roba credo sia un punto a sfavore, ma comunque le partite sulla modalità Walker durano un bel po', quindi dovrebbe essere buona anche quella. Ah, quello non c'è più. E a quello non stanno arrivando i colpi, che non va per niente bene come roba. Ok, ah, qui si ricarica, ottimo. Le armi si ricaricano effettivamente, cioè non è che si ricaricano, si surriscaldano effettivamente, cosa che dovrebbe essere giusta. Allora, ho visto un qualcosa che si muoveva, quindi non va per niente bene. Ok, queste invece sono io che sono morto.
Allora, finisco qui questa partita in modo che poi il video non risulti troppo lungo e faccio in modo che io riesca a caricare il video. Allora, tra l'altro vado dal parrucchiere, quindi se riesco a comprarmi la facecam oggi, poi mi metto la facecam effettivamente, perché con i capelli così sto veramente di merda. Allora, granata qua. Tra l'altro vi dico subito che per i cecchini i colpi arrivano dopo, ma non prendono, tra virgolette, la velocità. Quindi se sparate il colpo ad una certa distanza, il colpo tenderà a non scendere. Non sono ancora riuscito a fare un headshot, quindi gli headshot comunque sono difficili da fare. Ottimo, buono a sapersi. Bello sto cecchino, tra l'altro. Cos'è, tipo della seconda guerra mondiale? Sembra. Vediamo un po'. Spero che comunque questo tipo di let's play vi piaccia. Gameplay, non è un let's play questo, ma è una serie. Allora, là ce n'è uno che adesso vedo di prendere, non l'ho preso. Vabbè, lasciamolo stare prima che ci faccia male. Allora, no, tu muori. Hai però di morire, grazie. Allora, là ce n'è uno. Madonna, questo ha tirato una bella granata. Questo ha tirato una bella granata. Mi sta invitando un mio amico nel party. Non posso entrare. Che glielo spiego che sto registrando. Non lo so. Allora, di là una granatina. Madonna, che quick. Le prime quick su Advanced Warfare. Eh sì, su Advanced Warfare. Ciao. Cosa c'entra questo con Advanced Warfare? Non lo so. Lo preferisco mille volte. Madonna. Quanto amo le granate. No, hitmarker. 10 di vita gli è rimasto, dai. Vabbè, dai, ci sta, mi piace questa roba che il cecchino non one shotti, però effettivamente, in modo che comunque ti dà la possibilità di riprenderti. Ok, lì c'è il doppio salto, che credo che sia un perk che si sblocca poi in futuro. Allora, là sul pod non abbiamo preso nessuno, però sono tutti di qua, da quanto ho visto sul radar, un attimo. Allora, no, ok, ci siamo uccisi a vicenda. Get and kill with a blaster rifle. Kill the top player. Ok, sto uccidendo il top player nemico. 13-13. So che farà cagare questo let's play da vedere, però. Gameplay ancora. Però. A me piace come gioco. Vedo di non cambiare continuamente. Vuol fare cose così. Allora, qui credo di star cadendo. No, tu muori, grazie. Là sopra ne ho visto un altro. Vedo di tirare una granata. Ok. Di qua ce n'è un altro. Vediamo di tirare la granata. Ok, non l'ho preso. Adesso dovrei prenderlo però. No, neanche. Là sopra c'è un nemico. Divertiti con la granata. Ok, va bene. Però dopo qualche colpo muori anche. Prego, dammi cecchino. No, cecchino. Ok, ottima. Finita partita. Ciao a tutti, ragazzi. Scusate l'interruzione così.